Allora, cominciamo. Serie Francesco De Milato, che è ingegnere, Davide Possanti, che è geologo. Abbiamo messo assieme questa serata, che per noi vuole essere una chiacchierata, per tornare nel merito di cosa vogliono fare con il terzo marco. Cioè, proprio dire, guardate, quello che faranno, quello che hanno in progetto di fare è questa cosa qua. Anche per avere dimensione di cosa succede, e perché sapete che fra noi ci sono tante discussioni, una delle discussioni che è presente dentro il movimento NOTAV, no, Terzo Valico, dice: lì ci sono dei soldi stanziati, questi faranno di tutto per spendere questi soldi stanziati in qualsiasi modo, come i soldi sono finiti, questi spariscono. Quindi noi non abbiamo solo da fermare l'opera, perché ci accaniamo tanto rispetto ai cantieri, al lavoro, a queste questioni, uno dice: ma perché ci avete questa fissa? Perché se il meccanismo fosse questo qua, una volta che hanno fatto le cose che più o meno vi verranno spiegate, restano come sono, restano come è rimasto per anni e anni il foro pilota di voltaggio, no? Se andate là ci sono ancora le baracche dove c'erano i lavoratori, ci saranno dei topi lunghi così, e no, adesso invece il cantiere l'hanno rimesso in porto, per far vedere che vanno, che lavorano e tirano fuori Roma. Gli interventi che faranno sia Davide che Francesco sono logicamente specifici, non faranno un intervento su tutto il pezzo del Terzo Valico, proprio perché vogliamo rendere questa idea. Guardate, le cose che hanno in testa, quello che succede, se vanno avanti, quello che hanno scritto sui progetti, produce questo. Secondo noi le cose che diranno rendono molto bene l'idea di cosa vuol dire costruire, cosa vorrebbe dire costruire questo terzo valico, perché noi continuiamo a pensare che dobbiamo riuscire a fermarlo. Io non so come siete organizzati, comincia allora l'ingegnere. Se dobbiamo, no, si vede bene. Buonasera. Iniziamo a parlare del terzo valico e territorio. Quella che potete vedere, immagine, rappresenta all'incirca l'andamento della linea di valico per come è rappresentata sul sito delle ferrovie. Quindi vedete che parte da Genova e arriva tutto sommato a Tortona. Quindi partiamo già con una linea ferroviaria chiamata dagli anni 90 alta velocità Genova-Milano, ma l'alta velocità Genova-Milano si ferma già a Tortona, quindi parliamo di 53 km. È per lo più in galleria, esce brevemente ad Arquata fa un chilometro in superficie nella zona di Libarna, si rimette sotto Serravalle per poi sbucare dall'altra parte nella piana di Novi. Quello che possiamo vedere è, do alcune informazioni sintetiche per non ripetere per l'ennesima volta quello che più o meno i più sanno, però le caratteristiche salienti per chi non l'avesse ancora seguito sono 53 km di linea, pochissima tutto sommato, è una distanza molto breve, 37 km in galleria che è diventata doppia, nel senso che ogni galleria ha il proprio binario, quindi doppia canna per adeguarla alle nuove normative. Di cui di questa galleria c'è un tratto unico di 27 km che va da Felgino ad Arquata, quindi abbiamo già un primo tunnel. Poi 7 km di galleria sotto il monte qua alle spalle di Serravalle, in totale 4 finestre di servizio che sono quelle da cui stanno partendo per cominciare ad avvicinarsi alla linea lateralmente e iniziare i lavori. E di queste finestre ce n'era addirittura una quinta rigorosa e una sesta nel genovese, che nel frattempo sono sparite. Una di queste, fra l'altro, è sotto l'osservazione della Corte dei Conti, perché hanno speso dei soldi per scavarla, l'hanno chiusa col cemento quando è successo che hanno bloccato i cantieri nel 98. I mesi, dunque, abbiamo 6 lotti costruttivi non funzionali, che è la parte più delicata forse di tutto il progetto. Normalmente uno pensa che quando fa un'opera deve avere l'idea complessiva dell'opera e sapere cosa va a fare, con quanto tempo, in che modo e se c'è i soldi.
un tempo si facevano i lotti costruttivi, perlomeno funzionali, vale a dire che un'opera si poteva suddividere e perlomeno si finanziava quella parte che, nel caso tutto saltasse, quella parte finanziata poteva comunque essere riciclata a fare qualcos'altro. Facciamo l'esempio qua di Serravalle: la galleria che passa sotto il monte alle spalle di Serravalle potrebbe essere considerata un lotto costruttivo funzionale, se, perché nel caso finissero i soldi, comunque sia, c'è un buco da parte a parte, invece che metterci il treno ci mettiamo una strada e abbiamo fatto la circonvallazione a Serravalle, risolto. I lotti costruttivi non funzionali che hanno congegnato nel 2010 dicono che l'importante è che ci sia il finanziamento per fare un pezzo di progetto, quindi si suddivide senza criterio o comunque non un criterio utile alla popolazione l'opera in 6 pezzi. Se si hanno i soldi si inizia. Questo vuol dire, sintetizzando, che si può fare un buco dentro un monte, arrivare a metà, quindi in vicolo cieco, finiti i soldi, l'opera resta lì, con un buco che va dentro al monte, soldi finiti, e poi o ci sono altri soldi per andare avanti, o se si è visto, per esempio, che c'è amianto e il costo diventa spropositato, si finisce così. I mesi attualmente previsti dal progetto sono 95. È un numero che hanno dato loro facendo stime di calcolo, sviluppo, cioè di sviluppo del progetto. In realtà, se pensiamo solo che i soldi che hanno dato per il secondo lotto, dei 6 previsti, li danno a rate dal 2015 al 2024, e il 2015 è già saltata, i 100 milioni del 2015 sono già ridotti a 20 perché li hanno destinati ad altro, fate il conto, 10 anni rateizzati, 12 mesi all'anno, sono già 120 mesi e siamo al secondo lotto. Loro però dicono che 95 mesi, nel 2020 è tutto finito. Costo dell'opera 6,2 miliardi. Lotti costruttivi, vi ho descritto di cosa si tratta. Vediamo com'è l'impatto che ha sul territorio. Il discorso dei lotti costruttivi non funzionali è conosciuto anche da Cocic stesso, che ha fatto il progetto, tant'è che nel progetto esecutivo del primo lotto, quindi del primo lotto esecutivo, viene specificato chiaramente che una visione complessiva di come sarà il progetto esecutivo, a valle di tutte le modifiche introdotte rispetto al progetto definitivo, si potrà conseguire solo al completamento della progettazione. Cioè, volete sapere com'è l'opera? Aspettate che finiamo e poi vediamo com'è venuta, che è il massimo della generata. Con la progettazione esecutiva per lotti non funzionali, e questo sempre nella relazione generale, e come si vedrà anche non omogenei al loro interno dal punto di vista delle macro categorie di attività e opere, viene un po' meno la visione unitaria del progetto, la classica aggiustatina un po' meno. All'incirca, questo qua siamo a Genova, e qua andiamo nella zona di Novi Tortona. Quelle macchiette che vedete in giallo, ora un po' piccolo perché la superficie è abbastanza ampia, sono tutti gli impatti di cantieri, strade nuove, finestre di servizio, da Genova arrivare su fino a noi. Qua più o meno siamo nella zona di Arquata Serravalle. Tanto per vedere un po' meglio quel particolare, questa qua è zona proprio Arquata Serravalle, cioè quella cartina ingrandita solo per rappresentare i rifacimenti delle strade o creazioni di strade nuove, i cantieri, che sono il COP 20 qua a Radimiro ad Arquata, questo il COP 4, il COP 5 a Serravalle, il campo base ad Arquata, questo in giallo sono gli adeguamenti delle vie d'accesso, opere viarie, questo in grigio, deposito di Libarna, come potete vedere, e questo vuol dire poi cantieri per creare le strade, cantieri veri e propri e camion che si spostano da un cantiere all'altro per portare fino al deposito, per portare le merci, il rosmarino. Alcune considerazioni sulla presenza di amianto in questo territorio. Nel periodo di ottobre avevamo già fatto una relazione tenendo conto dei vari documenti che si potevano reperire in rete relativamente alla presenza di amianto, quindi documenti non inventati da noi, ma documenti che attestavano, a volte per una finalità, a volte per l'altra, la presenza di amianto. Quindi
non mi sono sostituito in questo a quelle che sono le sue competenze di geologo, ma sempre ma semplice osservatore di qua viene detta una cosa, qua viene detta l'altra, e mettere insieme tutte le parti. Dov'è che si parlava di amianto? Ne ha parlato Legambiente, citando le analisi dell'Università di Genova per quanto riguarda le rive acquestriate nei primi anni 2000-2002-2003, quando la Cemintir voleva fare l'acquedotto alternativo per aprire la cava in Vallemme. Ne parla ARPA Piemonte, sintetizzo adesso per non andare troppo per le lunghe, ne parla ARPA Piemonte nel 2008 in un libro di più di 400 pagine che si chiama appunto Amianto naturale in Piemonte, e fa la storia delle presenze di amianto citando delle concessioni minerarie che c'erano negli anni 40 e 50 proprio per estrarre anche l'amianto in Vallemme, e vengono citate le cave delle torrente acquestriate, le colle e Monte Lecco. Poi ne parla la Regione Liguria, c'è un documento apposito che si chiama proprio delle pietre verdi, in cui c'è una mappa gialla e verde con l'indicazione della probabilità di trovare la presenza delle pietre verdi che possono contenere amianto, ed è questa la loro caratteristica. Ne parla poi Enel Green Power nel 2011 in un documento molto importante, che era quello per realizzare il parco eolico sul Monte Porale, parco eolico che non è stato concesso da parte della provincia di Alessandria e dell'ARPA, perché c'erano quantitativi veramente elevati, adesso li vediamo, di amianto. Ne parla anche in minor tono il CNR di Torino, che aveva fatto delle analisi proprio per Cocevi, proprio per il Terzo Valico, nel 2004. E in una di queste analisi, pensate, ne ha fatte 16 campionamenti da Genova a Tortona, comprese le finestre che nel frattempo sono sparite dal progetto. Quindi parliamo di tipo un campionamento ogni 4 km, una cosa molto rarefatta. Quindi in uno di questi, quello sul passo della bocchetta, ha trovato un valore elevato di concentrazione di amianto. Gli altri campioni erano distanti 4 km, quindi è facile spostarsi poi fuori dalla zona della Vallemme. Per quanto riguarda il Monte Porale, quello che ha fornito la provincia di Alessandria per quanto riguarda i valori presenti appunto sul territorio, si tratta di campionamenti fatti in 11 punti, fatti appunto dall'Enel, e commissionati a una ditta che ha fatto gli esami chimici per vedere i contenuti. E questi valori parlano, tenete presente che un grammo è il minimo di legge per ritenere gestibile il materiale di risulta. Oltre il grammo di presenza di amianto diventa materiale speciale pericoloso. Qui abbiamo valori che arrivano anche a 180 grammi, 20 grammi, 200 grammi, 250 grammi per chilo di roccia. Vuol dire che su un chilo di roccia abbiamo addirittura un quarto di chilo, cioè 2,5 che contiene amianto, e si trova a circa 1 chilometro di distanza dalla linea di valico, che è questa qua viola. Le indagini di Enel Green Power, che voleva mettere questo parco eolico, si sono fermate qua perché il loro interesse era questa zona. Non si sa, avvicinandosi, che valori avrebbero potuto trovare, però qua parliamo, quelli più vicini sono 20 grammi, 2,5. Questi sono i dati analitici forniti proprio da chi ha fatto le analisi chimiche, e vedete il valore di massimo 250.000 milligrammi, cioè 250 grammi presenti sul porale, e la sintesi che dice non conforme, quindi non conforme perché è eccessivo il valore. Cosa hanno detto fino a questo momento, fino a poco tempo fa, il Cocevi in particolare? Cocevi negava la presenza, diceva che erano tracce non significative, comunque una presenza non significativa lungo il tracciato di amianto, non tale da rendere un problema. E per far questo citava lo studio del CNR di Torino. Però di questo studio le metodologie e i risultati non sono mai stati divulgati. Contattato il CNR ha detto che si trattava di un contratto di natura privatistica, per cui i dati non potevano essere forniti. Quindi dobbiamo fidarci che era tutto tranquillo, nessun altro elemento. Su questa base qua, Guido Improta, che era il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, nel 2012 ha addirittura tranquillizzato, nel corso di una interpellanza,
alla Camera dicendo che nella relazione del CNR, quindi quella fatta fare da Pociv, viene indicato che dalle risultanze delle analisi eseguite, in genere la quantità di minerali di amianto è risultata modesta. Le procedure specifiche per determinarne la pericolosità nei riguardi del rilascio di fibre ha evidenziato la loro non pericolosità. Questo è importante perché poi, andando a studiare cosa sta succedendo, andando a sentire cosa ha detto la Regione, di fatto smentisce questa affermazione. Noi su questa affermazione qua però dovevamo stare tranquilli. I dati di sintesi di quello che abbiamo visto, quindi ARPA, cosa aveva detto nel 2008, Legambiente, con gli studi dell'Università di Genova, CNR stesso e nel Green Power, permettono di individuare su come punti rispetto alla linea questi in cui è stata notata appunto la presenza di amianto in quantitativi elevati. Cave di pietra, addirittura c'era proprio la cave, si trova a circa 300 metri dalla linea, il passo della bocchetta ha fatto il campione proprio sopra e l'hanno trovato. Se si uniscono tutti i punti a creare una specie di reticolo, perché poi l'amianto si trova in delle vene più o meno dense a seconda della conformazione del terreno e delle rocce, dobbiamo andare a creare più o meno un reticolo per dire potrebbe esserci una zona più o meno pericolosa. Uniamole tutte e vediamo che questa parte verde uscita dall'unione dei vari punti va comunque a coprire proprio la zona in cui viene attraversata dalla linea di valico, che è questa qua in viola. La conclusione che eravamo arrivati a ottobre è che l'amianto c'è, perché comunque si cominciava già a circolare la voce di probabilità elevate di presenza di amianto. Chi lo negava, parliamo di politici, parliamo di COCIV, qualcuno diceva addirittura se c'è l'amianto ci fermiamo, poi dopo hanno detto se c'è l'amianto lo gestiamo. Dicono infatti che lo gestiranno quando si troverà il problema vero e proprio. Non hanno detto fino ad ottobre come capire il momento, non dicevano quali erano i protocolli per controllarlo, non si sapevano quanti metri cubi, né chi controllerà e quanto costerà. Questo almeno fino ad ottobre. Poi c'è stata, dopo numerosi rinvii, l'incontro a Carrosio, dove c'era Regione, ARPA, e i sindaci, FS, e dovevano chiarirci più o meno com'era la situazione. Allora, cos'è che è stato visto di fatto? Che l'amianto c'è, l'hanno confermato. Che chi lo negava dice che lo gestirà al momento, hanno riconfermato anche questa cosa qua. Quando sarà proprio il momento in cui lo verifichiamo, semmai lo gestiamo. Noi ci chiedevamo come capire quando è il momento. Adesso sappiamo che sarà COCIV ad avvisare che è stato trovato l'amianto. Quindi chi realizza l'opera sarà lui, tra virgolette, ad autodenunciarsi, nel senso di dire guardate che ora c'è un problema da andare a verificare meglio. Noi avevamo il dubbio su quali erano i protocolli da utilizzare. Ci hanno detto che il protocollo è la presenza di un geologo sul fronte di scavo, e questo geologo sarà pagato da COCIV, quindi un dipendente di COCIV, più delle centraline invece messe da ARPA. Queste centraline monitorizzeranno l'area in modo che dai monitoraggi dell'aria incrociati con quello che dice il geologo si possa verificare se c'è problemi o meno per l'ambiente, perché tutto quello che si concentrava dal loro punto di vista era fare un controllo ambientale, non andare oltre. Centraline che però non è che hanno una persona lì che sta a controllarle, che vengono utilizzate o che per la pioggia si guastino o altro. Sono centraline lasciate in cantiere e in vari punti all'imbocco. Non si sapeva quanti erano i metri cubi da scavare, e ancora adesso non ci hanno detto quanti metri cubi che scaveranno conterranno effettivamente amianto o non conterranno amianto, o comunque sia rocce amiantifere o rocce non amiantifere, perché dobbiamo anche stare attenti, perché se noi, per semplificare, parliamo di amianto non va bene, perché creiamo un problema d'allarme. Il termine giusto è parlare di rocce verdi che possono contenere una presenza di amianto, e quindi solo successivamente possiamo arrivare a dire amianto. Sintetizzare per rendere il discorso semplice non va bene. Ci chiedevamo chi controllava, e alla fine abbiamo capito che controllerà COCIV più ARPA, quindi COCIV il primo, o comunque la ditta incaricata da COCIV, chi sta facendo il lavoro, è il primo controllore, e successivamente subentra ARPA per fare
un controllo in un secondo passo. Con quali tempistiche una fase e l'altra non è ben chiaro. Quanto costerà? Anche adesso non hanno detto quanto costerà gestire il problema amianto. Quindi sintetizzando cosa è stato detto l'8 febbraio, perché ora è interessante capire cosa è uscito fuori in quell'incontro che doveva essere il momento che tranquillizzava tutti sul problema dell'amianto e anche sorgenti d'acqua, e vediamo che in quella giornata c'è stato veramente poco di sostanziale. È stato descritto nuovamente il progetto, quindi quello che io vi ho risolto in una slide dicendo 53 km, passa da qui, va là, ha impiegato un po' di minuti, è andato avanti ben bene, hanno ripetuto le motivazioni che già sappiamo, che perché il porto di Genova è la saturazione, abbiamo tantissimi tipi da far andare avanti e indietro, ce lo chiede l'Europa, queste cose qua. Hanno descritto la pericolosità dell'amianto, come si potrebbe fare in un libro di lezione giusta, corretta sull'amianto. Sono stati illustrati i metodi del controllo dell'area, quindi poteva essere una lezione accademica, le tecniche di campionamento, descritta l'attività dell'ARPA, confermata la presenza di pietre verdi. Quello che però interessava sapere, cioè, esempio, le sorgenti verranno impattate o meno, si sono accorti che per un'opera che sono anni che la stanno tirando avanti, un'opera che devono avere dei tempi certi, realizzarla in fretta e tutto, quindi noi dobbiamo fidarci che tutto funzioni alla perfezione con i tempi corretti, hanno calcolato male i tempi, per cui in quell'incontro lì si sono accorti che parlare delle sorgenti non c'era tempo. Quindi una questione di poche ore non sono riusciti a farci incastrare il problema delle sorgenti. Sull'amianto non è stato detto come si estrarrà, se dite che c'è, poi c'è il problema di estrarlo. Dove si porterà? Perché se dite che c'è, poi ci sarà il problema, o lo lasciate lì e ve ne andate via, o lo portate in giro e dove? E c'è anche dei costi, e quanto costerà? Tutte informazioni che ci aspettavamo di sentire e non sono state dette. Alcuni, non vi adesso elenco tutto quello che è stato detto, tizio ha detto una cosa, tizio ha detto l'altra, perché sarebbe noiosissimo, era noioso da sentire e diventa più noioso da ripetere. Alcune frasi che lasciano un po' i dubbi su quanto fosse piena o più che altro vuota quell'incontro. Walter Lupi, che è il commissario per il Terzo Valico, ha detto una cosa che doveva tranquillizzarci e lasciarci stare proprio sereni. Tutti coloro che operano nel settore sono perfettamente coscienti della necessità di prevenire, di evitare rischi, non soltanto alle popolazioni, a chi lavora soprattutto, perché è la prima realtà, la prima linea esposta al rischio in generale. Cioè, sono loro che hanno la sensibilità di stare attenti per noi, ma soprattutto per chi ci lavora. Se fosse così, che è un principio veramente valido e che dovrebbe valere sempre, io mi chiedo come possano succedere queste cose. Leggiamo, Taranto, lavoro morte, questo qua era il 27 luglio 2012, problema dell'ILVA. Il principio non vale più, tutti quelli che operano nel settore si preoccupano per noi, per la nostra salita, salute e per evitare i nostri rischi. O anche, questo qua ancora più recente, 19 febbraio 2014, almeno 450 morti per le emissioni di Tirreno Power. Tutte ditte comunque autorizzate a fare quello che stavano facendo, controllate da chi doveva controllare. Tutte persone che dovevano operare nel settore e essere coscienti della necessità di tutelarci. Però succedono. Passiamo all'altro intervento, era Daniele Lezzi, ingegnere responsabile del progetto di RFI. In questo caso qua abbiamo risentito di nuovo le solite giustificazioni dell'opera. Maggior domanda, cioè arriveremo a 4 milioni di TEU, e anche lì facciamo confusione, 4 milioni di TEU movimentati nel porto di Genova, non 4 milioni di TEU che andranno su treno. Come adesso ce ne sono neanche 2 milioni, dopo che dovrebbero essere almeno 6-7 anni, che secondo le loro stime ce n'erano almeno 5 milioni. Non ne abbiamo 2 milioni adesso, e di questi 2 milioni circa 200.000 vanno su ferro. Quindi non riescono a farli andare adesso, però ne avremo tantissimi che necessitano di un'opera nuova. Il treno poi porta benefici sull'ambiente, sicurezza ed economia. È la cosa migliore, ma noi lo sappiamo che il treno di per sé, un treno fa bene. Il problema non è il treno, il problema è dove si fa passare il treno e quanto costa far passare quel treno. E ci vengono a dire che le linee esistenti sono inadeguate, però per dire che sono inadeguate, quantomeno dovremmo averle alla saturazione, cioè vedere dei convogli ferroviari uno dietro l'altro che fanno la coda, si spingono tra virgolette per passare e non riescono a passare. E questo non sta accadendo, perché la linea non è ancora satura. Se poi pensiamo che Moretti
che è l'amministratore delegato, che per quanto di RFI, e per quanto tutti dicono decide lo Stato se devi farlo o meno, però ci si aspetta che se uno fa l'amministratore di RFI, cioè delle ferrovie, deve essere la persona più titolata a dire le ferrovie hanno bisogno di una nuova linea oppure non hanno bisogno di una nuova linea. Se non lo sa lui, chi è che deve saperlo? Ci ha spiegato anche che non portano gli iCube, che sono quelli, i vagoni più alti, direttamente quelli che vengono caricati sul treno, e che ci sono pendenze eccessive. Ora, per quanto riguarda gli iCube, basterebbe utilizzare quelli che da altre parti utilizzano dei carrelli ribassati e viaggiano anche loro, oppure utilizzare la linea da Ovada, che è stato detto che è in grado di supportarli. Per quanto riguarda le pendenze eccessive, il problema vero e proprio viene dato soprattutto dai rotoli dell'Ilva, che sono quelli veramente che pesano, e in quei casi lì doppia motrice si potrebbe risolvere. Come si potrebbe risolvere? Visto che a memoria mia, e non so vostra, di rotoli dell'Ilva che passano su treno non ne vedo nei 5 minuti, e se va bene ne vedo uno al giorno, basta incanalare quello su un'altra linea, che è quello più pesante, e si risolve anche il problema della pendenza eccessiva. O comunque sia, se tutto questo discorso qua lo facciamo perché abbiamo fretta, perché ce lo chiede l'Europa, tanto cominciamo a fare questo, cominciamo a farle andare le merci e non tenerle ferme in porto 7 giorni, perché il problema è che in porto sdoganano in una settimana e hanno solo un binario per uscire e non hanno 2 binari come stanno chiedendo. Quindi se uno vuole intervenire, margini per intervento ne ha. Quando poi parliamo di benefici sull'ambiente, che sono importanti, ricordiamoci che è di pochi giorni fa, quindi qua siamo i primi di febbraio, tagli ai treni pendolari, punita la Valle Scrivia. Da marzo una raffica di tagli sulla linea Genova Arquata Novi, mentre i viaggiatori della Quese vengono salvati. Poi sotto l'articolo andava avanti dicendo la totale povera, in effetti per salvare Acqui hanno penalizzato noi, se premiavano noi penalizzavano loro. Il punto è che i benefici sull'ambiente, quando si tratta di tagliare poi le linee dei pendolari, se le dimenticano e l'ambiente non conta più. E la gente che non ha il treno poi da Genova per muoversi a una certa ora e fare degli orari strani, è gente che poi prenderà la macchina. E non devono dire, oppure loro stessi le ferrovie sostituiscono i treni con degli autobus, e allora non dite che poi c'è il beneficio dell'ambiente. Altra situazione, parliamo che a cuore la sicurezza, sapete tutti della frana sul treno, strage sfiorata, quello perché c'era un'unica linea e vedete dove chiaveggiava quella linea a bordo del mare, e stanno facendo dei rimpalli a fare quella che effettivamente è una linea a doppio binario che servirebbe più verso il monte, quindi per risolvere il problema del collegamento verso la Francia. Quella invece va per le lunghe. Una curiosità, perché poi nel discorso generale salta anche fuori che dicono ma ce lo chiede l'Europa, dobbiamo farle queste cose qua. Questo documento qua, che è del luglio 2013, e riguarda i finanziamenti al progetto TEN-T, che è quello per fare i famosi collegamenti che in giro per tutta l'Europa, alta velocità, alta capacità, e si tratta di una richiesta a fondi. Ogni Stato dice, devo realizzare una parte di ferrovia, l'Europa mi può dare un po' di soldi per fare quest'opera. Per quanto riguarda il Terzo Valico, in questa pagina qua, che ora poi vi faccio vedere la successiva, si vede meglio, è scritto chiaramente, per quanto riguarda il finanziamento, non raccomandato per un finanziamento il Terzo Valico, quindi l'Europa se ne guarda bene di finanziarlo. Fondi finanziati consigliati, 0 euro. Avevano presentato un progetto da 463 milioni relativo alle linee di accesso, praticamente il primo lotto. Avevano chiesto su questi 463 di averne almeno 92, cioè un 20%, gliene ha dati 0. E nelle motivazioni, che qua è scritto in inglese, e riporto tradotte, praticamente dicono: tenendo conto della necessità di gestire la scarsità di fondi e in linea con le priorità dell'invito, il sostegno a questa azione non ottimizzerebbe l'efficacia dei finanziamenti TEN-T. Cioè praticamente buttare soldi sul Terzo Valico non è quello che serve, detto non in politichese, però ce lo chiede l'Europa. Andiamo avanti con Carroseo, Ingegner Carpi, Direzione dei Trasporti della Regione Piemonte, che è responsabile del gruppo di lavoro sull'amianto, quindi qua cominciamo a venire sul vivo sull'amianto, quello che ci sta un po' preoccupando. Ha tenuto una lezione universitaria, di fatto spiegava l'amianto cos'è, dove si trova, come si forma, perché è pericoloso, la fibra, i dati, tutto perfetto, tutto giusto, tutto corretto, e se vogliamo anche interessante, se non fosse che bene o male con le nostre capacità ne avevano già parlato mesi prima che ci pensassero loro. E hanno spiegato le tecniche di campionamento, quindi per quanto riguarda il fronte di scavo, come viene campionata la roccia per vedere la presenza e come si monitorizza l'aria.
e tra le parole, che poi vengono buttate lì, e se uno deve sentirselo due volte, si capiva che la versione non era definitiva, ma era da ancora da approvare, questa qua dell'amianto, e soggetta a modifiche, perché a seconda di come cambiano il metodo di scavo loro, loro adeguano il protocollo, quindi non è un protocollo che dice a chi fa l'opera devi seguire questi paletti, tu dimmi come la fai che correggo il tiro. Che può anche essere corretto, non è che si mette in discussione, però un po' più di polso da chi deve controllare piuttosto che non incontrare sarebbe meglio. Non hanno spiegato a cosa succede se quello che vi dicevo prima, cioè se cosa succede, se si fermeranno i lavori o se fanno finta di niente, cioè sì, va bene, l'abbiamo trovato, andiamo avanti, poi ci pensiamo. Che misure di prevenzione e estrazione useranno? Perché quando è il momento che uno deve fare un'opera da 6 miliardi, non è che si può fermare e inventarsi tutto, deve partire e dire tra un mese, due mesi, 10 mesi troverò l'amianto e io ho già pronte mascherine, sistemi di lavaggio, tutto quello che mi serve per fare, per andare avanti correttamente. Dove verrà portato? Non l'hanno detto, se nel senso vorrà più bene, e quanto costerà? Men che meno. Quello che è uscito fuori di tutto il discorso abbastanza interessante è stato un chiarimento sulle voci che circolavano, cioè la presenza di pietre verdi, cioè quindi potenzialmente contenenti amianto, nel tracciato del terzo valico, e sono state fatte vedere una serie di slide che avevano suddiviso il tracciato in pezzettini per questioni grafiche e qua riassemblate, e sempre riassemblate per questioni che non ci sta nello schermo, verrebbe troppo piccolo, semplificate tra voltaggio ed arcuata. Si tratta però di questa immagine ricostruita esattamente fedelmente da quella fornita dalla regione Piemonte, dove si legge percentuale massima di pietre verdi, e in realtà poi spiegavo una voce che si tratta di una probabilità massima di pietre verdi del 20% tra il passo della bocchetta e voltaggio. Ma prima del passo della bocchetta hanno precisato che era il 50%, quindi isoverde in su fino al passo della bocchetta 50% di pietre verdi, poi 20% fino a voltaggio, 50% fino ad arcuata di probabilità di pietre verdi. Abbiamo inquadrato questa parte qua perché a Radimero, dove si inizia a scavare con la talpa, si inizierà a scavare con la talpa in direzione appunto voltaggio, tutto quello che viene scavato poi esce alle spalle, quindi esce da Radimero. Quindi andiamo a passare in tutta questa zona qua, dove c'è la probabilità di trovare pietre verdi al 50%, che uscirà alle spalle, quindi in direzione arcuata da Radimero. E da Radimero comincerà a essere caricata sui camion, prendere la 7, si imbottiglia al casello e poi comincerà a portarlo in giro per le discariche, che sono discariche, poi in realtà sono rimodellamenti morfologici, quindi terreni come può essere la Ribarna, che devono essere riempiti di avvallamenti. Alla fine praticamente si tratta di circa 15 km di galleria, considerando anche la parte al di là verso Genova, che hanno una probabilità che oscilla tra il 20 e il 50%. E la cosa interessante, che è arrivata praticamente quasi alla conclusione dell'intervento dell'ingegner Carpi, è questa: costruire bene l'opera costi quel che costi, è ovviamente meglio che andare comunque avanti costi quel che costi. Cioè l'alternativa che è meglio non costruire l'opera non è più neanche contemplata. Abbiamo parlato dell'amianto e cominciamo a mettere le mani avanti, che costi quel che costi, poi il resto diventa una questione filosofica. Meglio ovviamente, se spendere tanto è meglio costruirla bene piuttosto che comunque andare avanti e sprecare. Il problema è che non bisogna costi quel che costi, non va bene. Bisogna fare uno studio costi-benefici, vedere se costi quel che costi ha una ragione d'essere, c'è un motivo, si portano dei benefici, perché altrimenti costi quel che costi non vale, si analizza prima il problema e si smette, non si va avanti e non bisogna neanche iniziare. Quei soldi si destinano a fare risanamento idrogeologico sul territorio, a mettere a posto le cose che devono essere messe a posto, a dare lavoro, perché non è che non si dà lavoro se invece che fare un'opera dove impiego degli operai e soprattutto delle talpe, quindi mezzi automatizzati, destino i soldi per fare delle case, delle scuole, ristrutturare il patrimonio archeologico se vogliamo, visto che è uscito fuori il Ribarna, oppure mettere a posto per quanto riguarda dove crollano, come sappiamo, le strade come sono messe nella provincia di Alessandria adesso. Dicono che non abbiamo soldi e forse se non nevica più riusciamo a utilizzare i soldi che erano destinati alla neve per tamponare la situazione attuale, ma non riusciamo a prevedere il prossimo inverno, quindi siamo messi a questi punti. Però quello sembra che non sia lavoro, quello sono soldi che si danno non si sa chi per risolvere il problema. Passiamo avanti all'altro intervento, quello dell'ARPA.
E anche in questo caso qua si è parlato dei poteri di controllo dell'ARPA, il ruolo che riveste, le finalità e le modalità di monitoraggio, quindi in parte si ripeteva il discorso, i livelli di pericolo, punti di monitoraggio, modalità di analisi, cioè non me la faccio lunga, continuavano a dire quanto siamo bravi, noi facciamo il controllo, noi ci pensiamo, sicuramente teniamo la salute più di tutti, e specificavano che le soglie, quali erano le soglie di allarme e le azioni correttive che il proponente, cioè chi realizza l'opera, deve fare. Quindi anche se ci fosse un problema lo deve sempre risolvere COCIV, loro semmai controllano. Di fatto ARPA è un controllore che ha detto COCIV controlla tu e poi ci dici qualcosa. COCIV deve rispettare, o chi per lui, cioè chi fa il subappalto, deve rispettare ed eseguire le modalità di monitoraggio, dovrà fare i correttivi. E i tempi non sono chiari, quanto tempo passa tra quando riscoprono la presenza di vianto e quanto tempo prima che dicono attenzione, fermatevi, non sono noti. E la cosa più interessante di tutto questo discorso è che il problema dell'amianto sul Monte Porale non è stato neanche detto, cioè per loro il Monte Porale non è stato menzionato e non esiste. Ora, perché il Monte Porale è sempre importante? Perché se pensiamo cosa ha detto ARPA invece nel Monte Porale nella conferenza di servizi. Nella conferenza di servizi, quella per dire a Enel Green Power se poteva o non poteva fare l'opera, ARPA ha fatto una conclusione molto pesante. Ha detto tutto il materiale scavato che con queste concentrazioni si configurerebbe come rifiuto pericoloso e dovrebbe essere conferito e smaltito a discariche autorizzate con procedure di massima sicurezza e che peraltro non potrebbe essere riutilizzato in cantiere come materiale di recupero per i previsti rinterri rimodellamenti. Cioè ARPA è stata in quel caso gli ha detto boh, così c'è, non si può utilizzare quel materiale con queste concentrazioni, gliel'ha detto. Però puoi dire appena un chilometro c'era questo problema qua, non è stato sollecitato il problema. Cosa ha detto nel frattempo il senatore Borioli? Parliamo delle Sunday News del 12 ottobre 2013, quindi epoca anche abbastanza recente. Dice che in base alle informazioni ricevute e anche all'esperienza maturata in qualità di ex assessore regionale, non esiste un rischio amianto tale per cui si debba giustificare l'interruzione dell'opera. Quindi non c'è problema, non ce n'è mai tanto da dover fermare. Sempre ARPA ha detto un'altra cosa in quella conferenza dei servizi. Ha detto che questo lavoro che deve essere fatto, questo scavo per un parco eolico, parliamo di circa un chilometro di estensione, è un grosso lavoro di scavo. Quindi confrontate quello che ha detto riguardo al parco eolico del Monte Porale e lo scavo del Terzo Valico, parliamo di 27 chilometri, quindi un grosso di lavoro di scavo, movimentazione, stoccaggio e riutilizzo di grosse quantità di terre e rocce. Si ritiene che il potenziale rischio ambientale derivante dalla gestione di questo substrato sia veramente elevato e difficilmente controllabile e mitigabile. Cioè per il Green Power non si riusciva a gestire la cosa, Terzo Valico sì. Io fossi nel Green Power mi arrabbierei, però mi arrabbio invece perché c'è questa discrepanza di trattamento e non ritengo che sia sbagliata questa, poi è opinione mia personale, ritengo che si sta chiudendo un occhio dove non si dovrebbe forse, anche perché non è stato fatto il controllo su che nesso c'è tra i dati del Monte Porale e la linea del Terzo Valico. Ci hanno detto però che in quel tratto all'incirca c'è fino al 50% di probabilità di trovare pietre verdi. Se non sono tante da giustificare comunque sia un ragionamento in analogia con quanto è successo per Enel Green Power, la cosa è un po' strana, anche perché a me quello che mi hanno detto, chi ha fatto la presentazione prima e mi aveva telefonato a ottobre, mi ha detto che ARPA non gli ha mica detto che c'erano quei dati del Monte Porale, mi ha detto che mi stavo sbagliando io, che ho detto male. Quella colpa è tua. Colpa è mia che ho letto male. Ho letto male i dati. Avrà sbagliato, 250.000, c'era 250,00, 250 mg, quindi un grammo nel limite. Gli ho letto tutti i dati delle analisi, ha fatto silenzio. Sono colpa mia che sulla cosa non sono informato, devo informarmi. Però non ne ha parlato poi. Non lo so. Sarà informato, avrà ritenuto di non parlarne. Pietre verdi, la cosa curiosa di perché loro parlano di pietre verdi, no? Quindi della presenza di pietre verdi come se fosse cosa ornamentale di poco conto. Le pietre verdi comunque sono sempre legate, lui lo sa sicuramente meglio di me. Se io voglio cercare dell'amianto perché volessi estrarlo, comincio a guardare dove ci sono le pietre verdi perché è già un buon segno di trovarle. Al punto che
sul discorso dei pietreverdi c'è un tentativo magari di, che a volte operano lo stesso, sì, pietreverdi magari c'è l'amianto, non c'è l'amianto, fanno l'opera e poi si spargono queste fibre nell'aria. Allora, c'è un disegno di legge del 15 marzo 2013, quindi parliamo ormai quasi di un anno fa, a firma del senatore Borioli, quindi quello che aveva detto che non c'era problema poco fa, e Federico Fornaro. All'articolo 13, questo disegno di legge dice: divieto di estrazione e uso delle pietre verdi. Mentre adesso esiste un divieto di estrazione dell'amianto dal 92, qua sono stati più categorici perché si creano dei problemi alla salute. Comunque, si estraggono le pietre verdi perché là parlava di amianto e poi si crea. Quindi c'è probabilmente una consapevolezza che la pietra verde, comunque sia, è meglio non toccarla per evitare di sollevare problemi. Allora, divieto di estrazione e uso delle pietre verdi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ovviamente non è ancora entrata in vigore e non l'hanno neanche ancora approvata, sono vietate l'estrazione e l'utilizzo delle pietre verdi, come definite ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 96, pubblicato nel supplemento ordinario 178 alla Gazzetta Ufficiale, eccetera, eccetera. Quindi, divieto d'uso delle pietre verdi. Il senatore Borioli era presente a quell'incontro, non ha alzato il dito, non ha detto niente. Quindi ha firmato un disegno di legge per dire il divieto di estrazione delle pietre verdi, ma quando si parlava di pietre verdi andava bene. Ora, tutto il problema che fatto, diciamo, sull'amianto, mi scuso che sono andato per le lunghe sulla questione, perché? Perché tutto quello che esce poi e che viene magari detto con parole più tranquille, cioè di non allarmarti, non creare problemi, noi non ci vogliamo allarmare, anche perché quest'opera, se non la si fa, non c'è nessun problema, esce a Radimiro e dai dati del trasporto, praticamente, abbiamo questi dati qua, che a Radimiro, primo e secondo lotto, è previsto che escano 1.130.000 metri cubi di smarino, che è quel famoso smarino, cioè terra scavata in direzione voltaggio che va a incocciare quella zona dove c'è una probabilità fino al 50% di ottenere pietre verdi. E nei lotti 3, 4 e 5 parliamo di un altro 1.200.000 metri cubi di materiale. In totale 2.380.000 metri cubi di smarino che con camion di questo tipo qua, da circa 13,5 metri cubi, vuol dire all'incirca 176.000 viaggi da Radimiro verso il casello per andare a scaricare per due, nel senso che una volta ci vanno pieni e una volta ci devono tornare vuoti. Cosa vuol dire in sostanza, tanto per dare un'idea, tutto questo metro cubo, perché poi parliamo di metri cubi, un metro cubo, due metri cubi, più o meno l'idea ce l'abbiamo, qualcuno ce l'ha magari nell'orto, a pizza, riempie d'acqua. Abbiamo 2.380.000 metri cubi di smarino. Abbiamo fatto l'esempio noi su Arquata, quella che conosciamo meglio, quindi ci rapportiamo al nostro territorio, ma penso che anche per voi parlare di Arquata non è come... Allora, all'incirca, se prendiamo questo tipo di rettangolo, facciamo una cosa, anzi, partiamo un pochino più alla larga. Se allargassimo tutto lo smarino sul comune d'Arquata, quindi frazioni comprese, arrivare fino a Sottovalle, Varinella e Rigoroso, avremmo uno strato di 10 cm di smarino su tutto il territorio, quindi boschi, tutto, avremmo alzato il territorio d'Arquata di 10 cm. Se ci limitassimo a questo rettangolo qua, chiamiamolo il centro del paese, che va più o meno dalle Vaie, zona Cementir, fino alla parte opposta dove c'è il villaggio Cementir, il campo da bocce, per chi lo conosce, insomma, e più o meno dalla ferrovia a il fondo delle Vaie, quindi delle scuole, per chi lo sa, abbiamo circa un rettangolo 1,5 km per 600 metri. Se mettessimo tutto lo smarino che tiriamo fuori, quindi 2 milioni rotti di metri cubi, su questo territorio, andremo a fare 2,5 metri di terra. Cioè, vuol dire che fossimo noi adesso al pian terreno, comprese le case, cioè quindi non 2,5 metri di terra sulle strade, le piazze, ma anche dentro, cioè, pensate a Pompei, coprire il territorio anche dentro le case come fosse acqua, per 2,5 metri di terriccio, quindi vuol dire che qua, circa così, forse un po' di più, io non ci arrivo, questa terra che esce, di cui ovviamente non sarà, non siamo scemi, diciamo che è amianto, però in mezzo a questo qua, andatelo a distinguere, lago nel Pagliaio, quali sono e dove sono le rocce con il 50% di pietre verdi. Pietre verdi che, o comunque smarino, poi non sappiamo se è quello che contiene pietre verdi o meno, però finisce qua a Libarna nel deposito di riempimento, il famoso rimodellamento morfologico, e questa zona qua, in questo colore arancio slavato, è dove finisce il materiale di scavo, e lì parliamo di circa 500.000 metri cubi di terriccio che viene portato in questa zona.
E di quello non è solo un problema che poi sarà più avanti, perché già adesso nel primo lotto si parla, oltre a quello che esce dal Radimiro, che dalla Vallemme ne arriveranno circa 96.000 metri cubi da finire sempre lì alla Libarna. Perché prima c'era, in una prima fase del progetto, una cosa che era tutto sommato sensata, per noi che ci abitiamo, adeguata, a parte la contrarietà dell'opera, però ci dicono la terra di quando scaviamo il pozzo di Radimiro, quello demo profondi, eccetera, e la prima cosa che estraiamo, quindi comunque senza autoarquata, la prendiamo di qui, la spostiamo lì, la mettiamo alla Libarna. E quindi comunque sì, a parte il ragionamento sull'opera, parliamo di terra spostata di circa 500 metri da una parte all'altra, terra nostra, mettiamola così. Adesso non si sa perché, lì deve venirci un po' dalla Vallemme, un po' da Radimiro, un po' da altre parti, e non si... c'è il COP 5 anche qua, il COP 7, quindi dalla parte mi pare di 9, COP 7, non si sa perché deve finirci un po' dappertutto questa confusione, camion, addirittura ci saranno dei camion che vanno poi uno verso la Vallemme e uno che torna giù, se scambiano il quantitativo di terra, non si sa, cioè, ma i misteri, anche solo dal punto di vista economico, già che ce l'avete lì, tenete la lì, noi teniamo la nostra. Ok, questo più o meno per quanto riguarda il progetto. Lascio a lui per tutta la parte. Allora, buonasera, solo qualche piccola descrizione su quello che è quali sono le problematiche che si possono riscontrare proprio di natura geologica, geotecnica e idrogeologica. Allora, questa carta già la dice lunga su come sia tenuta in considerazione la geologia e la geotecnica in Italia, perché la carta ufficiale, la carta geologica ufficiale, la carta geologica italiana, e risale, questo è il foglio Genova, risale più o meno al 1958. Diciamo che da lì, dal 58 oggi, non è che le rocce sono cambiate di molto, però adesso ci sono anche altri metodi di studio, satelliti, fotoaerei, eccetera, che allora non c'erano, comunque questa è abbastanza fedele. Questa qua, qui c'è Genova e qui arriviamo più o meno a Rigoroso. La carta geologica cosa indica? Le vari tipi di rocce, di formazioni che ci sono sul territorio. E qui, questa linea nera è il tracciato del Terzo Valico. Tutta questa parte verde, nella leggenda, si legge diabasi, tra le altre cose, diabasi grigio scuri, eccetera, eccetera, e soprattutto si legge serpentini, terosseni, colibini, serpentinoscisti, talcoscisti, che quindi sono quelli che maggiormente, tra le rocce che contengono la maggiore quantità di amianto, e addirittura da qualche parte scistocisti e scisti amiantiferi. Quindi si sapeva già che queste rocce verdi contengono amianto. Una cosa che appunto, volevo tornare un attimo sulla riunione di Carrosio dell'8, che è partita già male, nel senso, già sul manifesto c'era la freccia rossa, come se a indicare che questo sarà un treno che porta la gente, no, questo dovevano mettere un bel treno merci che porta le merci, invece indica, già si parte con un'immagine sbagliata e falsa della situazione. Il fatto che ci sia un protocollo amianto significa che c'è l'amianto. E quindi tutto il discorso, tutte quelle tabelle che faceva vedere l'ingegnere sulle cave possono saltare completamente, perché con la legge sulle terre da scavo e soprattutto con il decreto che dal 1992 proibisce l'estrazione dell'amianto, se viene trovato amianto in quantità come
quelle del Monte Porale, non può più essere considerato materiale da scavo, quindi non si può più mettere dove loro l'hanno già destinato, a Libarna, oppure nelle cave di Pozzolo, della Romanellotta, eccetera, ma dovrà essere conferito in discarica. Quindi in discarica è come rifiuti o speciali o, se la quantità supera determinate concentrazioni, come rifiuti pericolosi. Quindi con costi che non sono più quelli della cava, togli la ghiaia, vendi la ghiaia, riempila di smarino e siamo a posto così. No, dovranno essere conferiti in discariche dove ogni chilo di materiale va al suo costo, quindi con una limitazione e con l'annullamento di quello che oggi chiamano il piano cave, quindi l'annullamento del piano del traffico, quindi si dovrebbe ripartire praticamente da zero. Però sull'amianto ha già detto tante cose l'ingegnere, per cui passerei direttamente all'acqua. Questa è una sezione che si comincia a vedere dalle elementari, quando si fanno le elementari si comincia a capire come funzionano le falde, no? Abbiamo le rocce permeabili, al di sotto abbiamo delle rocce impermeabili che non lasciano penetrare l'acqua. L'acqua scorre su queste rocce, a un certo punto dove trova uno sbocco si crea una sorgente, oppure dove trova un avvallamento crea un serbatoio, e questi sono quelli che poi alimentano le falde, sono quelli che alimentano i fiumi, eccetera. Se noi andiamo per esempio qui a tagliare con una galleria con una certa pendenza, noi è come se mettessimo una cannuccia all'interno della montagna, e quindi l'acqua che è lì la tiriamo via. Ora queste possono sembrare tutte supposizioni che dicono, ma questi ce l'hanno sempre, si attaccano a ogni cosa perché sono contrari all'opera. Ora andiamo a vedere dove quest'opera è stata fatta, cioè la Bologna-Firenze, il Mugello, dove lì non c'era il problema dell'amianto, le rocce avevano altre caratteristiche, eccetera. Però quello che è successo praticamente in 73 km di galleria, che sono durati i lavori per 17 anni, ci sono stati 57 km di fiumi seccati, 5 acquedotti completamente fuori uso e 741 milioni di danno, secondo la Procura di Firenze, che ha condannato 27 persone per reati ambientali, di cui 13 facevano parte, come ingegneri, consulenti, eccetera, della ditta che era General Contractor, che lavorava con il Presilo, gli stessi che fanno Terzo Valico. Sono stati condannati, dovranno risarcire queste cifre, però, come potete benissimo capire, il fatto che non ci siano 57 km di fiumi e 5 acquedotti, pertanto che tu risarcisci le persone con dei soldi, non avrai mai più l'equilibrio che c'era prima, l'equilibrio naturale che c'era prima. Il presidente dell'Istituto Idra di Firenze, che ha seguito, fa un po' quello che facciamo noi con il Terzo Valico, che andiamo a vedere tutte le volte nei cantieri quello che succede, dove portano i camion, cosa stanno facendo in quel momento, stiamo diventando noi i controllori di quello che fanno. Questi facevano la stessa cosa e appunto diceva che accadeva che scavando si intercettavano le falde, spesso la stessa galleria veniva inondata tanto che gli operai dovevano scappare, poi si tappava la falla, ma intanto il bacino era stato prosciugato. Alla gente veniva raccontato che entro 5 anni tutto sarebbe tornato come prima, e la gente ci ha creduto, ha aspettato, ma sono passati più di 10 anni e nulla è più come prima, perché effettivamente nulla sarà più come prima quando noi combiniamo il disastro di questo genere. Un altro problema, e questo è quello che riguarda la parte che interessa gli acquedotti di Borlasca, di Riveroso. Si parla già, c'è già una mezza idea di progetto dell'ACOS per rifare l'acquedotto per Arquata, quindi sono lavori poi che si accumulano uno dietro l'altro, lavori che se non ci fosse il Terzo Valico non sarebbe necessario fare un nuovo acquedotto, no? Una cosa molto grave invece avviene a Novi. Qui questa è Novi, purtroppo le immagini sono un po' sbiadite, questa è la linea, praticamente la parte che esce dall'outlet e prosegue a cielo aperto, arriva più o meno all'altezza dei Giovi, del centro commerciale, un po' prima del centro commerciale dei Giovi. Viene biforcata questa linea qua, con quest'opera, che si chiama lo Schunt,
che è una galleria artificiale, cioè praticamente viene creata una galleria in cemento armato, dove all'interno passano due binari del treno, che attraversa per 7 km il territorio per portare la linea sulla Torino. Questa è la prima parte, ce n'è poi una seconda, quindi siamo verso Pozzolo, questo è il comune di Pozzolo, passa qui. Questa è una sezione. Allora, una cosa che mi spiace che non si vede, che dà un altro segno di come siano stati fatti, valutati i costi dell'opera. Questa sarebbe la sezione dello Schunt. Qui c'è questa misura in VR, variabile. Comunque, facendo due conti, più o meno, qui sono 16 metri di larghezza per 16 di profondità. Da notare che qui c'è scritto, purtroppo non si legge, eventuale barriera antirumore. Allora, quando uno fa un progetto, fa dei disegni, una relazione, un computo metrico, che è quello che poi conta per avere i soldi per fare l'opera, non c'è un computo metrico dove esiste una voce eventuale, cioè le voci o ci sono o non ci sono. Ora, una barriera antirumore costa più o meno un'inezia, 70 euro a metro quadro, quindi voi pensate un 7, 8, 10 chilometri con la barriera antirumore da tutte e due le parti, alti e più o meno, ora giudicare da qua, saranno altri 3 metri, 4. Un'inezia, solo qualche milione di euro. L'ho notato oggi, tanto che guardavo questa sezione, che c'era scritto eventuale barriera antirumore. Comunque, praticamente, lo Schunt è questa cosa qua. Questa è una carta che ho fatto io un tempo per il PAI di Novi, anche questa si vede un po' male, sono tutti i rilevamenti dei pozzi, ognuno di questi qua è un pozzo rilevato, cioè dove siamo andati lì, abbiamo misurato l'acqua, dove arrivava, dove c'era. Voi tenete conto che per fare lo Schunt, che praticamente passa qua, in questa zona, per caratterizzare dal punto di vista dell'idrogeologia la zona, hanno preso due pozzi, uno qui e uno qui. Con questi due pozzi loro hanno stabilito che la falda era quella, che la permeabilità di questo terreno era quella lì, senza considerare, per esempio, qui vedete c'è un fiume, si chiama Scrivia, questa è tutta la piana dello Scrivia, il fiume piano piano si è ritirato ed è andato nel corso attuale depositando quello che c'è qui. Uno basta che vada al fiume per capire che ci sono posti dove vedrà che è stata depositata la ghiaia, posti dove è stata depositata l'argilla, posti dove è stata depositata la sabbia. Non è una cosa omogenea il fiume, no? E quindi ci saranno delle differenze qua tra la ghiaia, la sabbia. Quindi quando si va a progettare un'opera che va a 16 metri di profondità, bisogna avere anche un attimo di percezione di cosa si sta facendo in termini di acqua, cosa stiamo combinando. Queste sono quelle che si chiamano le isofreatiche, cioè sono delle linee che indicano la profondità della falda, no? Sono più o meno queste qui, viaggiamo intorno ai 5 metri sottoterra, 5 metri dal piano campagna, andiamo sui 6 metri, e però se riuscite a vedere delle frecce, la direzione della falda è questa qui, è praticamente la direzione nord-sud, sud-nord, no? Quindi in questa direzione. Perpendicolarmente, quindi viene realizzata questa diga di 7 km, più o meno l'effetto è questo qua. Allora, io ho fatto un piccolo disegno così, questa è una casa, le dimensioni di una casa normale, 5 metri d'altezza, 10 di... E questa è più o meno la situazione che si riscontra oggi in quella zona lì. Cioè abbiamo un po' di copertura vegetale, un po' di argilla, poi cominciano le sabbie, le ghiaie, e più o meno abbiamo questa linea che è la falda, che viaggia a seconda delle stagioni dai 3 metri e mezzo, ai 5, 6 metri, sotto questo piano qui. Quando verrà realizzata quella piccola opera che si chiama Schunt, la situazione sarà questa qua, cioè andremo a fare una bella diga di 7 km in questo punto. Di qua l'acqua che era qui, quando sappiamo tutti, basta andare alla lavagnina per vedere quello che succede, dalla parte di qua si alza e dalla parte di qua, dove andiamo nella zona agricola di Pozzolo, quindi dove ci sono tutti i pozzi, di qui praticamente verrà abbassata. Si abbasserà sicuramente anche sotto il livello dei 16 metri, no? Con altre conseguenze pericolose, perché l'acqua nel suo stare lì
crea un equilibrio, nel senso riempie tutti questi vuoti che ci sono. Se io l'acqua la tolgo, come in questo caso, i vuoti che erano riempiti dall'acqua non sono più riempiti, sono vuoti. Quindi le case, il peso che io ho qua sopra, piano piano mi schiaccia il terreno e potrò avere dei fenomeni di subsidenza, cioè il terreno che si abbassa, crepe nelle case e cose del genere. Di più di disastri non ne posso aggiungere, mi sembra già abbastanza. Sull'amianto ha già detto praticamente tutto l'ingegnere. E sul problema del c'è anche un'altra cosa che viene spacciata adesso come la soluzione. Se voi sentite, avete seguito un po' consigli comunali, cose del genere, a Novi si dice che questo shunt si sta facendo di tutto perché venga eliminato. Allora, il costo dello shunt è 1 milione di euro e non crediamo che in pregio rinuncia 1 milione di euro di cemento per fare piacere a noi. Ma soprattutto la soluzione che propongono sarebbe, cioè la cura è ancora peggio della malattia, perché proporrebbero di far passare, cioè di non farlo shunt, fare il cosiddetto salto di montone e far passare la linea ad alta capacità sulla linea attuale, quindi con 10 anni di cantieri in mezzo a Novi, che dovranno allargare praticamente, perché la ferrovia che c'è basta, e allora non c'è ragione di farne un'altra, oppure dovranno fare 10 anni di cantiere in mezzo a Novi. Questo è tutto quello che potevo aggiungere. Se ci sono domande. Ma la diramazione è sempre per le merci? Sì, sempre per le merci. Qui stiamo parlando sempre di alta capacità. Se ci sono domande. Sì, io penso che... Ma siete stati chiari. Siamo sempre a parole. Che la cosa è stata abbastanza chiara e anche molto limitata, come avete visto, perché da questo punto di vista qua noi ci auguriamo che domani decidano di non fare più l'opera e quindi di non aver più bisogno di studiare, ragionare cosa fanno, cosa non fanno. Abbiamo paura che non sarà così e andremo avanti a studiare cosa fanno, così come andiamo avanti per tentare di fare tutte le iniziative e come tenteremo di discutere altre cose. Io credo che magari la gente ha voglia di dire delle cose, di intervenire, facciamo ancora due chiacchiere, insomma. Inizio io facendo la domanda a lui, così se dicessi, per quanto riguarda l'idrogeologia, se tu leggessi un progetto in cui parlano a un certo punto che per risolvere il problema che si intercettano le sorgenti ad Arquata, per cui vengono spazzate via, l'acquedotto alternativo, dreniamo l'acqua di galleria per fare l'acquedotto. Parlassi di drenare l'acqua di galleria, il termine drenare ti convince? No, questione che, per esempio, come è successo nel Mugello, che la galleria ha portato via l'acqua a un sacco di allevatori che sopravvivono le bestie, eccetera, le ha portato proprio via le sorgenti, questi hanno dovuto in un primo tempo portare via gli animali e portarli più in basso. Poi gli hanno dato questa possibilità, che gli ripompavano l'acqua che usciva dalla galleria 500 metri più in alto, in continuo, con delle pompe elettriche tutto il giorno, che prendevano quest'acqua e la rispartivano a 500 metri. Consideriamo il fatto che nel Mugello hanno scavato per quasi tutte le rocce di tipo marmo, tanto per essere pratici, no? Le rocce che sono qua sono molto più friabili, quindi per tenere su il foro, anche solo un piccolo foro di sondaggio, devono usare, e se ne stanno accorgendo i pescatori di voltaggio, per tenere sul foro devono usare i polimeri, che sono una sostanza derivata dal petrolio che serve per esempio quando fai un carotaggio che devi tirare su dalla sabbia, se tu carotti e tiri via il carottiere, la sabbia rimane giù nel buco, no? Questi polimeri fanno sì che si compatti e venga su. Uno scavo del genere per tenere su tutto quello viene fatto
con un grosso impiego di polimeri, quindi acqua che quella lì poi si mischia logicamente all'acqua eventualmente drenata e non puoi utilizzarla, perché è comunque acqua inquinata. Il bestiame è morto nel Mugello. Infatti. Sì, perché si rifiutava di berla quell'acqua. No, è morto. Sì, ma anche per l'acqua no, anche se rifiutava anche di berla. Quindi no, dovranno fare, hanno già previsto, mi sembra, non so, una cifra abbastanza elevata. No, perché il problema di quell'acquedotto alternativo, ho avuto l'occasione di dare un'occhiata alle carte, mi riservo quindi di dire qualcosa di più preciso nel momento in cui le riguardo, perché non era l'argomento della serata, però parlano di dove era previsto l'acquedotto di Sottovalle, quindi c'è un punto sorgivo sotto la galleria esistente, attuale, quella della Cina, che prendono l'acqua e va bene, ed era in grado di servire Sottovalle, che Sottovalle comunque sono 180-200 persone, a dir tanti, quindi ha bisogno di un fabbisogno idrico contenuto, per modificare quell'acquedotto in modo da renderlo più potente, servire anche acquata nel caso del bisogno, e a quel punto, siccome quella sorgente è piccola che non prende, drenare l'acqua di galleria, quindi prendere quello che comunque sia gira intorno. Ora, se quella è sorgiva, a me viene il dubbio che il termine drenare voglia dire raccogliamo quello che normalmente nei campi si fa, attacco la gronda, attacco, prendo l'acqua, faccio, però ci innaffio il campo e finisce lì. Se quella deve diventare un'acqua, che tra l'altro c'era una normativa, no, che bene primario, bisogna tutelarlo, non si può andare a distruggere le sorgenti, perché le sorgenti sono un patrimonio per noi e per il futuro. Andare a dare un'acqua con una qualità che comunque è inferiore, per non dire peggiore, di quella che stiamo prendendo, ammesso che l'acqua ce la diano, quindi potremo continuare a farci la nostra doccia, poter bere, avere un'acqua che poi non è per un periodo transitorio, ma a quel punto, se la sorgente si perde, dobbiamo continuare a giocarci finché non sarà fatto un acquedotto alternativo, perché fra l'altro dicono sarà una soluzione provvisoria, poi l'acqua però non è che si inventa fare l'acquedotto alternativo, perché le sorgenti se le distruggono spariscono. E se c'è il modo di prenderla adesso da qualche altra parte, possono andarla a prendere direttamente, non è che poi aspettiamo 10 anni da qualche parte, o c'è o non c'è, quindi se basta. Tra l'altro la cosa stessa in quei documenti diceva che prenderla dallo Scrivia non è la stessa cosa che prenderla da Borlasca, perché vi ricordate, caduto il camion nello Scrivia, inquinamento, pesci morti, a quel punto salta via la pedò. Noi nella nostra fortuna prendiamo da Borlasca, certo. E non c'ha l'impatto di un camion che finisce dentro, cambia sostanzialmente, radicalmente la questione. E quell'acqua lì al momento c'è, fra l'altro, che mi riservo sempre di dirvi con la certezza, quindi beneficio alimentare, ma in fondo dicono che l'acqua che verrebbe utilizzata per fare questo acquedotto dentro era quella che un tempo, anni fa, non voglio dire 10, potrebbe essere 20, veniva utilizzata per i servizi igienici della stazione di Arquata. Già la mettevano lì, sarà anche buona, può darsi che magari allora i servizi d'oro, però sembra farsi una scorta loro, è buono, se la portano a casa. Infatti, se vogliamo pensarci, che di tutte queste persone così, una che ti dica vengo a vivere lì con voi, condivido i problemi con voi, non lo vedo. Comunque, rispetto a quello che dicevi tu, tieni conto che quando scopriranno che hanno intaccato l'acquedotto, cioè l'acqua non viene più, prima che facciano il provvisorio ci vogliono 6 mesi di autobotti, cioè, quindi no, la loro idea su quello, no, il progetto che stanno facendo, da quello che è il colpo di genio che hanno fatto: facciamo delle vasche, modifichiamo quello di Sottovalle, le vasche che erano previste le facciamo più capienti, in modo che succedesse, abbiamo già pronta la struttura, deviamo la valvola, prendiamo l'acqua dove poi non si sa perché drenano, cioè sembra che da una portata che è bassa ma sufficiente per Sottovalle, a un certo punto lì c'è tanta di quell'acqua che siamo stati scemi fino ad oggi a non utilizzarla, perché quell'acqua lì potrebbe, almeno per uso industriale, poteva comunque, se bastava drenarla, si faceva andare verso la Cemiter, si portava giù verso l'Ilva, cioè avevamo della gran acqua da. A quel punto l'acqua ora non c'è, ma poi ci sarà, quindi la tolgono, ma poi ce ne sarà di più. E prevedono questo sistema qua, per cui bypassano l'acquedotto, ci rincanalano tempo breve, però è quell'acqua lì, ammesso che poi ci sia effettivamente in quei quantitativi che loro auspicano.
non c'è uno studio. Cioè, non c'è uno studio specifico neanche su questo, come non c'è sullo Schunt, come non c'è sull'amianto, come non c'è su tante cose. Per dire, dei progetti che ho visto, del progetto definitivo di Arquata, Arquata cosa succede? A Pradella, che è più o meno comunque in zona Moriassi, dove esce dal monte la, la galleria, buca nel monte, sotto Villa Paradiso per chi la conosce, esce lì le, la galleria, prosegue in uno scatolare di cemento armato circa 200 metri, 200-300 metri, per andare nella, diciamo, nella parte di territorio che poi prosegue verso Libarna, Libro, quindi attraversa la strada di Moriassi. Quindi attraversa un po', la scavano sotto, quindi la abbassano un pochettino, e un po' sta sopra questa galleria di cemento che intercetta. Quindi di fatto chi da Arquata vuole andare verso le Colombare per arrivare a, a Gavi, in valle, come si facevano le processioni una volta, boh, si trova il muro contro. Quindi cosa devono fare? Devono fare il progetto, e questo infatti lo sapremo, per scavalcare, quindi anche noi cominceremo a avere non più, cioè già una linea, ma anche una linea e una sopra, un sovrappasso, no? Quindi esteticamente, nei progetti del progetto definitivo, almeno per quelli che ci sono stati girati, che circolavano, c'è la rampa di salita, è indicata la rampa di discesa, ma non c'è il progetto. C'è tutto il tempo per farlo, però allora non c'è. Una domanda, come è stato risolto poi il problema del campo dove ospitare ad Arquata i, i lavoratori della Concip, che risultava poi dalle da carte che in realtà non è stato risolto? Non è risolto, al momento c'è, è sempre in, in procura il fascicolo, sembra che ci sia un'archiviazione, sembra che ci sia una revisione, è lì in questo momento, però non è... Ufficialmente la, la posizione che era stata presa nei, nei giorni immediatamente successivi, che il problema, il famoso discorso dei lotti costruttivi, sì, ma se ne parla nel secondo lotto, adesso non ne facciamo uccidere la testa, però nel primo lotto c'è la strada che deve portare a quel campo base, quindi si dà per scontato che sia lì, perché se quel campo base per assurdo lì non ci può stare e deve essere dalla parte opposta del paese, quella strada allora non è inutile, non serve più. Dovevate fare nel primo lotto anche la strada relativa, che poi a loro va bene, di fortuna che quella strada lì hanno scritto nel progetto, non la dobbiamo più adeguare perché nel frattempo si è insediato Derrick e quindi non c'è problema, quindi hanno fatto soltanto la parte per quanto riguarda la piantumazione verde, cioè per rifare il viale alberato lì, che fra l'altro da una parte non, non c'è neanche lo spazio per farlo perché c'è il muro di garrone che protegge, quindi non è che ci si possa mettere degli alberi, sembrerebbe nella proprietà, e quella strada comunque è zona rossa, quindi a prescindere da quello che possa su, che si voglia dire su, sul, sul campo base, quindi è vicino, non è vicino, ma non sta a me dirlo come ci sono gli organi preposti, uno devono saperlo che lì c'è un campo base con vicino uno stabilimento rischio di incidente rilevante, quindi poi fanno la valutazione, ma comunque nelle zone di rischio la strada è zona rossa, quindi vuol dire che le persone, 500 persone che vanno avanti e indietro a dormire attraversano una zona rossa, ed un conto è il carico che chiamano antropico sul, su quella strada per uno stabilimento come Derrick, che sono sui camion che lavorano, ma non sono 500 persone che più o meno poi se, fa, se fanno anche i turni vuol dire che c'è un degli orari particolari che questa strada sarà particolarmente trafficata, perché penso che 500 persone fanno come gli gnomi del bosco che vanno in fila ogni tanto, cioè, si muoveranno un centinaio a lavorare, un centinaio a ritorno, quindi ci saranno dei momenti abbastanza carichi. Il rischio lì c'è, una cosa che dovrebbero preoccuparsi da affrontare, però al momento come si sia evoluta la, la cosa non ho, non so dire. E l'altro campo base che è saltato è quello di Voltaggio, perché hanno trovato i rifiuti dell'ex cartiera e invece di bonificare perché gli costava troppo, hanno detto non lo facciamo. Tanto il campo base in alternativa? In alternativa hanno chiesto i voltaggini se hanno le case sfitte, quelle che usano solo d'estate, se ne, se ne le possono affittare per gli operari. Sul campo base della quadra non dimentichiamoci che sì, da una parte c'è Garrone, dall'altra parte è chiusa, ma c'è la Subalpina dove c'è tutto un procedimento ancora in corso per inquinamento ambientale, campi limitrofi, e non si sa, cioè, quantomeno dovrebbe essere stata indicata
è prevista, ma per una sicurezza di chi ci va a dormire, se un'analisi del contenuto chimico di quel terreno, se è tranquillo, sicuro, effettivamente agricolo, o se è un terreno inquinato che può dormirci costantemente, può creare problemi. Tra l'altro, quando c'è la possibilità di un problema, bisognerebbe arrivare al punto di porlo nel progetto, e poi chi è esperto per fare una cosa fa una cosa, chi è esperto per fare l'altra fa l'altra, però non parlarne è preoccupante. A proposito di cave da riempire, diciamo, con lo smarino, ciao. Io mi sono portato dietro una petizione popolare, sono di Spinetta Marengo, e ci sarà una cava che molto probabilmente riempiranno con lo smarino e non solo. E a Spinetta Marengo abbiamo già un sacco di problemi ambientali, e quindi chiederemo a sindaca, assessore e vari di... Sì, quando era il momento aveva fatto dei proclami abbastanza impegnativi il sindaco. Sì, adesso vediamo se da seguito. Abbiamo detto facciamo una raccolta firme, così almeno, quindi se qualcuno poi ha voglia di firmare prima di andare. Io sono la prima, io ci chiamo alla Guaracca e vedere quell'azienda distrutta così veramente. Io ho molta amica a Spinetta che se poi mettiamo in contatto che sarà. È una cosa veramente allucinante. Poi più che altro è anche vicino a una riserva idrica, ci sono dei pozzi meravigliosi che abbiamo sempre, c'era mio nonno, abbiamo bagnato i campi, sono stata là a vedere quei buchi, mi vedo con la bolla, c'è anche la bolla. Sì, è la bolla. Guarda, sono la prima che firmo e chi vuol firmare firmi pure, perché è un disastro un modo. Non si scatena un grande dibattito. Confido che siano stati molto giovani. Abbiamo spaventato troppo. Siamo spaventati che ci mettiamo la denuncia. Vai, di due cose, Elio, vengo. No, sediti un attimo, parla con lui. Sì, ma poi dopo. Io credevo fosse il punto di. Vedendo tutti questi dati e tutte queste, diciamo, implicazioni tecniche che sono emerse in questi anni di indagine, verrebbe da farvi una domanda, no? Come tecnici, se a un certo punto non si avverte un senso di impotenza, no? Perché quando si presentano relazioni, si presenta una documentazione che penso che sia difficile da contestare, infatti non è contestata ma è, diciamo, bypassata con slogan, con frasi di circostanza a quanto si capisce. È evidente anche dal fatto che non c'è mai una controparte per il SITAV che porta dati, che porta argomenti, che porta documentazione a sostegno. Cioè, fa riflettere su come le risposte, come i problemi siano essenzialmente politici e finanziari attorno a questo tipo di problematiche, nel senso che qui non c'è nessun aspetto positivo a favore di quest'opera, però c'è un'urgenza di impegnare capitali, c'è un'urgenza di far vedere che si fanno delle cose, e allora si tira fuori dal cassetto questo progetto che è 20 anni che è lì, si riadegua in un certo modo e si fa partire perlomeno nella fase iniziale, perché di 6 lotti ce n'è 2 finanziati o 1 finanziato, e quindi già da lì è un'opera che non dovrebbe neanche cominciare se non ha un piano di spesa, di copertura di spesa
definito, perché rischiamo di fare quattro lavori di contorno, di, come dicevate voi prima, di iniziare dei buchi che poi magari non vanno a buon fine a finirci. Questo dà un po' un segnale anche della distanza che c'è fra la politica e i problemi reali. Noi è già parecchio tempo che abbiamo sotto gli occhi il degrado ambientale che vive il paese, no? Avete fatto vedere anche voi frane, svuotamenti, degrado del territorio. Impegnare le risorse lì però si vede che non è diciamo remunerativo ai fini della finanza, ai fini delle grandi imprese, e continuiamo a deturpare territorio, a consumare territorio, quando qualsiasi studio che si tira fuori dice che l'Italia ha un consumo di territorio esagerato, non recupera niente, continua a bruciare territorio. Serravalle, da questo punto di vista, si è già consumato quasi tutto il territorio, perché di territorio a verde ormai c'è rimasto il greto dello Scrivia e qualche campo disseminato ancora in attesa di prossimi sfruttamenti, quando magari il mercato immobiliare riprende un po' di fiato. Quindi qui penso che abbiamo già dato. Forse l'Ibarne era l'unica cosa che rimaneva ancora un po'. Da questo, con quest'opera non so se ce ne rendiamo conto, ma come si diceva prima, niente sarà come prima, nel senso che quella massa di infrastrutture che graveranno lì, quel territorio ce lo cambiano in modo posto che vada anche tutto bene, però sarà un'altra cosa, il nostro territorio sarà un'altra cosa, e per 10-15 anni la vivibilità del nostro territorio, al di là di quello che ne dicano, sarà fortemente compromessa, perché una circolazione di camion di quel genere lì sarà difficile da controllare, sarà difficile da regimentare, insomma comporterà N problematiche che poi ha ammesso che si riesca a finire l'opera, gli impatti che avrà sul territorio di miglioramento della condizione di vita, della condizione economica, sfuggono abbastanza anche come derivazione da quello che potrebbe portare quest'opera a un territorio più vasto come il Piemonte o il Nord Italia, cioè non c'è proprio nessun movente che a mio avviso legittima un'opera del genere, eppure tutta la politica a parte è a favore dell'opera, ma è a favore dell'opera perché attorno all'opera girano i soldi, perché il problema è tutto lì, che attorno a quest'opera girano dei soldi. Allora ogni comune di qualsiasi colore esso sia pensa di fare arrivare qualcosa per poter anche da un certo punto di vista magari togliersi dalle secche di difficoltà finanziarie che ha, però comunque è un sistema per cui nessuna amministrazione, anche se magari ha coscienza che c'è poco senso a fare questa opera qui, però comunque è un vettore di finanza, porterà delle opere di compensazione, si cerca queste opere di compensazione di rinegoziarle, di farne delle altre. Qui siamo arrivati un mese fa a tornare a chiedere la circonvallazione come opera di compensazione invece di fare la permeabilità della linea ferroviaria vecchia, insomma ognuno cerca poi di tirare la coperta dalla propria parte per fare delle opere, tutte opere che hanno un riflesso di consumo del territorio pesantissimo, e noi viviamo in un paese di degrado fortissimo che avrebbe bisogno di un sacco di investimenti in qualsiasi buco in cui ti gira di questo comune, a cominciare dall'Eco Libano a questa parte di paese qui, che andrebbe risanato e riportato a un'abitabilità in grado di far riemergere Serravalle, perché è come le Serravalle ormai è come le risorse idriche, cioè è sparito, non c'è più, non esiste. Quando piove è un problema passare a piedi perché fai la doccia senza
lavarti a casa, quindi cioè, è un paese con 100.000 grane che però magari assisterà alla costruzione del terzo valico, rimarrà più degradato di prima, però quando magari vogliamo vedere un treno merci veloce passare, andremo a Libana, lo vedremo passare. Voglio dire che forse dovremmo avere una capacità anche come popolazione di maggior contrasto, di maggior indignazione, di maggior sforzo di uscire da casa e dire no, ma quello è anche un pezzo di miei soldi che vanno a finire in questa cosa che non ci risolve niente rispetto alle problematiche. Qui è un paese che comunque, non so se si potranno fare delle indagini epidemiologiche, però qui muore un sacco di gente, magari muore dappertutto, ma qui ne muore un sacco fra i 50 e i 60 anni, poi magari è tutto a posto, io non voglio dire, però quello è un dato di fatto, però nessuno batte ciglio, nessuno muove foglie. Penso che sia il momento che qui si debba gioco forza cambiare delle cose, e cambiare delle cose vuol dire cambiare proprio un pensiero su come si governa la cosa pubblica e su come si devono tutelare i beni primari, i beni pubblici. Diversamente, pensando soltanto a sistemi che riformino il modo di amministrare, che rimettono sotto altre luci l'approccio della politica con il potere, non ce la caviamo, nel senso che cambiano le persone, cambiano le squadre, però i progetti sono sempre finalizzati verso le grandi strutture finanziarie e le grandi imprese che hanno nelle opere pubbliche, che purtroppo hanno questi impatti qui, stanno portando avanti. Da quel punto di vista lì forse dovremmo avere più capacità di contrasto, però questo è un dato che abbiamo davanti. Penso che dovremmo continuare sperando che a un bel momento anche questo paese riesca a voltare pace. Ne approfitto perché ho sentito un discorso e allora ho fatto venire in mente un'altra cosa. Io parlo per quello che ho letto sui giornali, ho sentito qua su Serravalle, si è letta la cosa, magari la sapete meglio voi sicuramente, che visto che non si fa più il trasporto dello smarino su rotaia, dateci i soldi che facciamo la circonvalazione, dando per scontato che quei soldi ci siano. Quei soldi lì per fare su treno, erano soldi in più che dovevano essere messi per fare il trasporto su rotaia, quindi non è che esisteva già un progetto con una cantonata di soldi per cui si è cambiato e ora c'è un di più. E sono rimasto un po' perplesso da leggere che qui a Serravalle si diceva sono saltati fuori dei soldi, ci facciamo la... quei soldi non ci sono per fare la circonvallazione, non c'era apre un altro capitolo, quello della capacità di governo, che è un'altra cosa. Ho toccato un tasto verde. È ancora un altro film, perché un amministratore dovrebbe essere cosciente di quello che chiede, di purtroppo come per noi, purtroppo per noi non siamo... Il comitato di Serravalle siamo un po' vecchiotti e non siamo tecnologici, se no forse è stato qualcuno più giovane. Noi abbiamo fatto un incontro col comune di Serravalle e molto infelice. Non abbiamo avuto la prontezza, non siamo capaci, nessuno lì era capace, se eravate voi eravamo a posto, perché era da filmare. Era da filmare. Vi giuro che a uno che fa l'assessore, credo anche all'ambiente, a un certo punto mi sono girato e gli ho detto ma tu sei davvero così? Perché non era possibile, uno non è possibile, non ci hanno fatto entrare in nessuna stanza e nel corridoio il sindaco ha detto chi siete, ci dovete dare i nomi, ma non sto scherzando, ci dovete dare i nomi perché la questura vuole sapere i vostri nomi, in piedi nel corridoio. Da lì in poi immaginate che tipo di rissa con l'assessore che diceva che questo qui è l'ambiente, che l'amianto non c'è, che ce l'abbiamo inventato noi, che dovremmo darci fuoco in piazza. Ma delle cose, guardate, vi dico che era davvero da filmare, perché sennò... Io devo essere legata al cancello.
alla totale è possibile. Voglio dare una risposta. Vai. Solo per fare un piccolo esempio, ha detto delle cose giustissime, per fare un esempio di quella che è la situazione, che non c'entra col terzo valico. Io insieme al mio collega ho fatto il PAI, il piano d'assetto idrogeologico per il comune di Novi, che è una parte abusivamente, l'avete visto stasera, perché non potrei neanche diffonderlo perché ormai è proprietà del comune, no? Tanto non è che si vedeva purtroppo, sì, nazionale. Lo spiegato. Allora, questo progetto ci ha impegnato dal 2006, l'abbiamo concluso nel 2011 con tavoli tecnici in regione, tutte le volte, no, questo non va bene, l'altro non va bene, aggiustate quello, guardate meglio di là, che è una fotografia del territorio, no? Dove sono segnate tutte le frane che sono venute giù nella Lomellina, c'erano tutte. Tra Novi e Gali, in più ce n'è ancora un paio che verranno giù prossimamente. Allora, questo cosa che deve essere adottato dal comune per poi fare il piano regolatore e per regolare quello che è lo sviluppo edilizio della città e non solo, la messa in sicurezza del territorio dove è necessario, è in un cassetto, da febbraio 2011 è nel cassetto e non è mai stato tirato fuori, non è mai stato portato in giunta, non è mai stato approvato. È approvato dai tavoli tecnici della regione Piemonte, dall'ARPA, dal Servizio Geologico Nazionale, l'ha approvato da tutti meno che dal comune che lo deve adottare. La situazione è questa qua. Mi hanno pagato però. Sì, sì. Almeno quello. Anzi, sono stati anche l'unica cosa che hanno fatto è che hanno pagato nei tempi giusti, cosa che quello bisogna prendere in mente, poi andiamo nel cassetto, però è dal 2011 che, da febbraio 2011 che già sono 3 anni che è in un cassetto, per quello che vanno pagato subito. E tornando al discorso, se verrà fatta l'opera, ammesso che, quindi noi siamo contrari, tutti, poi diventa, il problema non è solo nel costruirle, cantieri, paesaggio deturpato, poi ci troviamo a un certo punto comunque con una linea che trasporta merci, che passa da una parte, e le altre due linee che comunque esistono. Adesso, se facciamo un ragionamento, continuano a dire non ci sono i soldi per mettere a posto le linee esistenti, quindi ne avranno una in più. Qual è che verrà tagliata o comunque sacrificata o penalizzata? Quella più nuova, che comunque non è una stazione d'Arquato, non è una stazione a Serravalle, non è una stazione a Novi, o le altre due? Quindi possiamo immaginare che oltre ad aver aggiunto soldi per fare un'opera che non ci serve perché non ferma e non fa scali merci d'Arquata o a Serravalle e non fa neanche passeggeri, chi comunque sia si accontentava delle altre linee probabilmente si vedrà aumentare il numero di treni tagliati, perché a un certo punto i soldi non ci sono. E il fatto che non ci siano e bisogna spostarsi un po' da una parte dall'altra lo dimostra il fatto che del finanziamento del secondo lotto 240 milioni li avevano presi e li avevano messi su richiesta di Moretti alle ferrovie per mettere in manutenzione le linee ordinarie, quindi quei soldi erano spariti. Quello che stanno facendo del terzo valico, se guardate più o meno, è un po' come tenerlo come un bancomat, ogni tanto lo finanziano. Al momento è andato il primo lotto perché altrimenti se non cominciavano a pagare qualcosa poi la gente nel senso che chi fa i lavori si stufa e con tutta la pazienza prima o poi li prendono, ma se poi dopo 20 anni non li vede si arrabbia. E hanno messo un po' a posto il primo, ma il secondo lotto hanno cominciato a fare, li hanno dati, finanziati per dire che c'è modo per legittimare il funzionamento del primo. Come li hanno dati, ne hanno tolto 240 milioni per mettere in sicurezza il resto. Poi li hanno presi perché rispondono molto più urgente e importante del terzo valico, quindi è importantissimo, ma se non c'è qualcosa di più importante, ovvio, li hanno destinati di là, li hanno rifinanziati per non far arrabbiare nessuno, però nel ridarli hanno detto ve li diamo rateizzati in 10 anni, quindi 2015-2024, 2015 l'hanno spostato per coprire in parte, mi sembra, l'IMU, e quindi hanno di nuovo questi soldi qua che ci sono, non ci sono, restano terzo, quarto, quinto e sesto lotto da finanziare, e non ho capito con che criterio riusciranno a dare prime soldi per farle parte del terzo lotto, ad esempio la posa del binario, messo che sia il terzo, ora non mi ricordo qua, sopra la massicciata che deve essere ancora finita perché non so chi poi lavora col pagherò dopo,
e comunque sia, ammesso che i pagamenti vadano a passare in cassa con l'opera, vuol dire che se un pagamento è l'ultimo del 2024, l'ultimo pezzetto del secondo valico, l'ultimo pezzetto del terzo valico, cioè del secondo lotto, sarà nel 2024. Almeno se io fossi uno che lavora, un anno di margine lo do, se poi dopo mi paghi nel 2024 scadenzano i lavori, gli operai anche dall'altra parte, immagino, perché non abbiano garanzie diverse. I tempi sono quelli. Mi scusi, lei ha nominato Moretti. Sì. Come c'è per farsi l'affermazione ultima di Moretti a proposito della convenienza dei tratti ferroviari? Sul fatto che 150 km si va su carne, quel discorso lì, per fare ferrovie, fare linee dedicate per quelle tratte distanze inferiori ai 150 km, perché evidentemente lui ha l'idea di quale sia l'utilizzo finale dell'opera, nel senso lui comunque sia ferrovie, più volte ha dichiarato che l'opera non serve, che è inutile, anche perché io quel discorso lì lo vedo anche un po' alla luce invece di un altro progetto europeo, che ne parlano poco, che però per non fare scontenti nessuno, poi dentro ci hanno messo la parolina terzo valico, per dire, nel senso che il progetto europeo esistente, che l'hanno testato, mi pare 2011-2012 iniziato a testare, si chiama Tiger, questo progetto, e che come finanziamento ha chiesto qualche manciata di milioni di euro, quindi parliamo 6 miliardi e 2 a fronte, e per andare in opera, da quello che dicono loro, parliamo sempre dell'ordine dei milioni di euro, arriveremo a 100 forse, non so, quindi una cifra abbastanza contenuta rispetto ad altri. Questo progetto è quello che dice, fa un ragionamento abbastanza semplice, i problemi del porto di Genova sono innanzitutto i tempi di sdoganamento, perché le merci stanno 7 giorni in dogana prima di muoversi verso il nodo, quindi la nave prende, fa il giro, arriva su a Rotterdam, fa prima fare il giro, che, quindi se uno vuole accelerare tanto risolve il problema lì. E lo vogliono fare ad esempio introducendo perché avete dei sigilli elettronici, in modo che col computer si leggono velocemente, passa e si sdogana in fretta. Quello che è emerso, che non comunque si è chiamato, il porto di Genova ha convenienza sul parcheggio dei teoli, perché meno si movimentano più li fanno pagare il parcheggio, quindi al giro hanno convenienza e quindi a rallentare. Venendo al discorso dei 150 km, questo progetto, ad esempio, faceva un ragionamento, lo sintetizzo, che ci sono altri valichi, no? Il nostro I2, quello da Ovada, perché bisogna partire con la fissa di partire da Genova col mega treno che arriva su in Nord Europa? Si possono fare treni piccoli, veloci, che man mano che arrivano le merci che vengono caricate partono, quindi non c'è più il problema del peso, della pendenza piccola, le si portano oltre l'Appennino si fa un polo logistico, si assemblano, si fa il treno lungo per essere in pianura 500 metri e si va dove si vuole andare. E quindi questa è già una soluzione che giustifica, sarà da reinventare qualcosa, da fare, però è un altro tipo di lavoro e non è. Sui 150 km, nel particolare, almeno questo qua è l'impressione non da tecnico, nel senso che non sono trasportista, quindi di buon senso il ragionamento. Quante di quelle merci in questo momento stanno andando su fino a Rotterdam? Si parla di 200.000 che varcano l'Appennino, poi 200.000 che non so se tutti i 200.000 vanno a Rotterdam, perché comunque sia, immagino che il fabbisogno nazionale sia anche di distribuirlo nella pianura padana, nei centri verso Torino, verso Milano, verso il Veneto, cioè può fare da smistamento, o anche poi ci saranno, immagino, anche delle merci che verranno distribuite localmente. Ora, pensare di prendere dal porto di Genova, facciamo un esempio, non so, arrivano dalla Cina un teo carico di gomme di auto che devono servire alla gente, cosa facciamo? Lo portiamo fino a Rotterdam o lo riportiamo indietro? Da lì sono comunque esigenze che partono e vengono subito portate in distribuzione, è inutile caricarlo su ferro per scaricarlo, perché poi l'orografia nel nostro paese, abbiamo monti, fiumi, tanti paesini che non sono serviti dalla ferrovia, anche se lo volessi far girare su binario, le ferrovie le stanno chiudendo, quelle poco utilizzate, quindi se devo servire la Val Borbera o la Valemme, più che sul camion non va, cosa faccio? Carico sul treno, riscarico e lo metto sul camion, ha più senso se si riesce a organizzare un sistema per cui da Genova parlo direttamente il camion a destinazione 50 km, ma poi il discorso è che le merci vanno non dove c'è l'infrastruttura, come diceva Fassino in un'intervista, quindi se io faccio l'infrastruttura, perché altrimenti uno, tutti farebbero le infrastrutture, però poi le merci da una certa parte non è che si moltiplicano, ce n'è.
e poi vanno, come si dice, se non è l'infrastruttura si fa dove c'è richiesta, dove ce n'è bisogno, non basta. E avendo due possibilità, cioè se io faccio l'infrastruttura, terzo valico, che metto nell'ottica poi di far pagare il servizio di quello, cioè, lo fanno pagare la manutenzione, gli operai che di notte la metteranno a posto per tenerla, la costruzione, cioè se voglio far pagare quei costi lì, avrò un certo biglietto da proporre di costo alle, a chi va sul, ora, all'utenza. Se quell'utenza lì vede che alla fine è più conveniente caricarlo sul camion e farlo andare, e eventualmente poi fare salire il camion al confine con la Svizzera e da lì imbarcare, va fin lì col camion, cioè, non, cioè bisogna fare anche queste valutazioni. Non so se hanno fatto tutte queste valutazioni di tener conto come circolano le merci, dove vanno, anche perché il famoso studio di costi-benefici c'è fuori. Io ho sempre a mente l'intervista, non so se l'avete vista, Ponti, professore trasportista di Milano, sulle, per quanto riguarda proprio il terzo valico, che gli hanno fatto le domande, e lui ha detto due cose che fanno riflettere. Una, che rimodernizzare le linee esistenti sicuramente costa meno, ma non va più di moda inaugurare le migliorie, quindi nessuno ha da fare nessun taglio di nastro, eccetera. Mentre un'opera esistente la si può inaugurare anche due o tre volte, hanno inaugurato tante quelle volte il terzo valico ormai che fa piacere. E l'altro era il discorso che c'erano andati questi due studenti e avevano chiesto di dargli dei suggerimenti su come far quadrare i conti per giustificare l'opera. Questo l'ha detto Ponti, quindi perché dovevano saltare le cifre. Scusate, magari sono fuori tema, ma non so, siamo a tema libero. No, adesso per chi rappresenta Carosio, e qui c'è appunto Piero Carbone che rappresenta, quando 20 giorni fa circa è stato fatto quel convegno dai sindaci, no? Dall'opinione pubblica. Ecco, hanno trattato un argomento, secondo me, molto molto superficialmente e secondo me anche molto criminale, perché e appunto ho detto che informarsi perché mi è testimone. Hanno detto questi signori qua, hanno detto allora, che se c'è poco amianto che non è nocivo per la salute, sarà un materiale messo nelle discariche che sono qui attorno in provincia e così via. Se invece l'amianto fosse letale, diciamo che fosse veramente talmente tanto che si rischia la salute, quindi epidemia generale vi dicendo, allora sarà trasportato su materiale in Germania perché là questa sarà bonificata. Ma io mi domando, ma adesso è una follia, cioè pensare che tutto il materiale del terzo vaglio della galleria venga proteggiato è una cosa, ma è una cosa, hai sentito? Non lo sapevo perché neanche lui l'ha detta, quindi se no, se lo sapevo, piace, non c'è nessuno. Era ascoltato che ma già ti ho detto fermati perché tu c'eri. Ma dai, scusa. Aspetta un attimo. Lui, scusa se te lo dico, ha fatto la relazione introduttiva con un... Infatti io sapevo che lui mi diceva che anche Roger non mi ha detto quella cosa lì. Perché lui non l'ha detta. Non si ricorda. Sì, ha detto che mi ricordo. Ma adesso già fate. No, scusate, ma non volevo. Questo è un aspetto. No, ma quello che mi domanda lui. Ma Germania comunque è nel progetto della... No, ma scusate, ma la cosa grave criminale che sto per dire è questa. Ma l'AMIL e tutti gli organismi per la salute permetterebbero che la gente lavorerebbe di 20 anni. 20 anni fa la galleria, queste sono talmente pericolose da andare in Germania, uno che lavora 10 anni, 15 anni in galleria, non penso che arrivi alla pensione stando lì dentro. No, volevo dire in questo aspetto, e penso ha detto quello dell'ARPA regionale, ha detto io, dovete credermi, io sono una persona seria, perché tra l'altro mi ha morto un mio compagno di giochi proprio per l'amianto, perché lui era di Casale. Dico, ma è veramente una cosa, cioè, assurda. Cioè, secondo me bisogna interpellare anche gli organismi preposti per la salute, perché a casa del qui bisogna dire, ma scusate, se dovete portare via perché sono nocivi, non dovete neanche fare lavorare il personale, semmai la galleria la fate, o non la fate, o fate 2 chilometri più là, o 10 chilometri più là. In teoria l'organismo preposto erano quelli che non sedete a quel tavolo. Ma sì, ti dicevo, ma pure una cosa grave, è una e cosa gravissima. Per non fare, no? Dire queste cose, sono cose pazzesche, perché se fosse un lavoro di pochi mesi, dici, vabbè ragazzi, se sei sfortunato muori, ma lavorano lì dentro 10 anni, se posso mi scanso. Vuol dire che la gente lì campa poco, cioè ci dà un turno ogni 4-5 anni.
se la situazione fosse la gente muore. Comunque un aspetto che bisogna approfondire, io comunque la registrazione l'ho filmata, no, l'ho filmata anch'io, no, è una cosa che tu c'eri, scusami, hai sentito cosa hai tutto, no, perché ogni tanto vado via, ma è l'hanno tutto, no, me la sono un po' risentita sulla Germania, allora ci vediamo tutti assieme, no, rispettiamo, ricordiamo, per dirti la cosa corretta, perché non voglio dire l'hanno detto, che onestamente non mi ricordo se l'hanno detto, però anche perché io il discorso della Germania l'avevo già sentito, era già uscito fuori, e a volte lo menziono anch'io il discorso della Germania come possibilità per confondere, quindi non voglio in questo momento confondere quello che ho per sentito dire con quello che l'hanno detto loro. Se solo che se ti interessa cerco di sorbire altre 4 ore di nuovo, che durata 4 ore però. Sì, ma... no. E la vado a sentire. Ti posso dire che nel progetto della Gronda, in uno dei documenti che parlavano, perché anche la Gronda di Genova è quello per il rifacimento della strada, che parlavano anche lì di andare a incocciare potenzialmente rocce amiantifere, una delle ipotesi era il conferimento in Germania, perché le discariche sembra che ci siano là, quindi il conferimento in Germania, che non so quanto costi, ma sicuramente gli costa più, banalmente, di trasporto, perché devi arrivare in Germania. E poi se tu fossi cittadino tedesco, te la prendi... la stessa, cioè te la prendi come se fosse terra, o dici, beh, visto che te non la vuoi me la paghi di più il conferimento, perché se uno ti dà la disponibilità, visto che te a casa tu non te la vuoi tenere, mi paghi, se no te la riporti indietro, quindi ci costa di più sicuramente che non conferirla qua. Si può scaricare anche, viene ignorato il discorso salute, perché c'è la cosa, viene ignorato, è una cosa invece grande che è subito da far lei. No, se quello che hanno detto all'inizio commissario Lupi ha detto che, se la registrasse, ti ricordi, ha detto che loro hanno cuore e l'azienda, chi lavora, è la prima che ha la responsabilità nei confronti dei lavoratori e che ci tiene che stiano bene. Questo l'hanno detto loro, quindi stai tranquillo. Stai sereno. Direi, buonasera a tutti, continuiamo a dire che è a discutere, insomma, Terzo Valico a chiedere che si discuta. Tenete presente che, come diceva Pollero, noi dovremmo avere dagli enti locali l'informazione. Cioè, io la prima volta, no la prima, ma qui ho visto dove è tracciato, dove passa la gara, perché non c'è nulla. Guardate, non è così complicato fare delle cartine, e credo che sia un dovere quello dell'informazione. Noi dobbiamo continuare, se oggi si discute di amianto, si discute di queste questioni, è perché chi in questi anni si è opposto al Terzo Valico, chi si è opposto all'alta velocità, ha cercato sempre di portare informazione, documentazione e dire che cosa succede. Quello che è grave è che le cose che, sì, che scoprono loro sono cose che sanno tutti. La cosa che è grave è che bisogna dire, trovare un sistema per rendere ufficiali cose che erano già ufficiali. La differenza è che noi facciamo procurata allarme e siamo terroristi. Esatto. Denunciati e arrestati. E abbiamo bisogno, io insisto su questo, di discutere. Di far discutere tutti nel merito, di obbligare questi a uscire fuori, non a dirci ci vuole la circonvallazione di Serravalle, sì, ci vuole la circonvallazione di Serravalle, così com'è. Allora salviamo, ossia, saniamo l'Eco di Barna, perché tutti discutono d'acqua, ma lì abbiamo una bomba che, se la giornata, speriamo mai, va male qualcosa. Sapete che qui tutta la zona beve con lo scrivia, quello porta lavoro, perché non beve, lo fa lavoro, non beve più nessuno. Quindi da questo punto di vista io credo che sia importante non smettere, continuare a portare argomenti, continuare a chiedere a tutti di discutere, di dare delle risposte nel merito. Delle cose. Chiudiamo anche con l'angolo culturale, che magari ormai sarà patrimonio di tutti, tutti lo sanno, a Radimir in questo momento sono bloccati, a Radimir sono bloccati perché sembrano emerse dei vecchi reperti
ancora di legate di barca, che cioè, non si è allargata, allargata, potrebbero esserci lì. In questo momento stanno facendo un controllo più ma così la zona, se vogliono andare a vedere adesso che ci sono le giornate di sole, bene, faccio con giro, se non fosse che poi magari ti prendo da sera valle, ma che sto quasi già come tutti quanti quelli che hanno un po' di tempo da Radimiero, se riusciamo il 5 aprile è una bella giornata, poi c'è anche la festa, ci andiamo il 5 aprile, vi portiamo tutti a vedere i rulli delle feste. Ultima cosa, chi volesse il 21 marzo ad Arquata, facciamo l'assemblea con i medici di Arquata sulla tematica di sull'amianto. Abbiamo 21 marzo ad Arquata, abbiamo 4 medici, c'è anche il signoro di Sazzani.